L'ipotesi funzionale legata al recupero è stata quella della realizzazione di una struttura pubblica con funzioni legate alla divulgazione e conoscenza storica artistica. Per questo motivo si è ipotizzata da subito la realizzazione di un palazzo pubblico definito dall'acronimo TAC, Teglio, Arte e Cultura, alla base una filosofia progettuale mirata alla conservazione generale dell'impianto costruttivo storico delle facciate e degli spazi interni, alla realizzazione di nuove strutture per accogliere i necessari servizi e apparati tecnologici, mantenendo il più possibile il livello percettivo e culturale materico della struttura esistente del primo impianto tardo rinascimentale e della struttura e dell'ampliamento realizzato negli anni 20-30 del Novecento dal mastro Regenzani, detto il Cucò.